Buonasera a tutti a Tokubaki. Oggi martedì, parliamo di manga. Siamo arrivati alla 67ª parte, insomma, live di parliamo di manga. E parliamo di tre autori, come dal titolo. Noboru Okuda, Yoshihisa Tegami e Masaaki Kanzaki. Se volete iniziare all'inizio, avevo invertito il titolo perché c'era. L'avevo cambiato, perché quando l'ho fatto la prima volta avevo messo Kanzaki la prima parte, per l'inizio l'ho proprio messo alla fine perché da poi c'è una cosa, insomma, ho deciso di metterlo per ultimo. Quindi parliamo di questi tre autori non tanto conosciuti in Italia, non mi piace spesso dire autori minori, perché non sono autori minori, però sono meno conosciuti in Italia, hanno avuto meno opere pubblicate in Italia, però insomma ce ne sono state alcune anche interessanti. Quindi parliamo di questi autori, quindi non sono grandi autori famosissimi in Italia, ma come ho detto io faccio questi live, i primi ne abbiamo fatti, i più famosi abbiamo fatti all'inizio, ma faccio anche quelli meno famosi, ma anche in Italia, ma magari anche nuovi, che magari sono pochi anni sono usciti fuori, ma anche magari del passato che erano meno conosciuti. Comunque facciamo questi tre autori oggi. Come al solito vediamo le biografie, se ci sono, insomma, se ci siamo trovati qualche biografia. Purtroppo questi autori, appunto, meno conosciuti, hanno biografie un po' più scarne, quindi in italiano, quindi diciamo qualcosa, poi vediamo le opere principalmente perché non c'è tanta cosa da leggere di biografia, però vediamo sempre le foto, vediamo la biografia e vediamo le opere soprattutto. Allora, intanto vediamo se funziona tutto. Allora, vedete che funziona finalmente, oggi funziona maggiore questa cosa. Funziona il contatore di follower. Vedete su in alto che c'è il contatore di follower e funziona. Quindi va maggiore questa cosa. Una volta funziona, una volta no. Allora, intanto il comando di chatbot, vediamo un po'. Allora, chatbot funziona, poi funziona sempre. Dove le buche social e tre libri che usiamo per studiare il giapponese, facciamo lezioni giovedì. Adesso speriamo naturalmente giovedì prossimo adesso, di riprendere lezioni come avete visto, non so se avete seguito giovedì scorso, purtroppo non funzionava OBS, non funzionava il computer. Ho iniziato la live, però dopo ho dovuto interrompere perché c'erano dei problemi con OBS. E infatti il problema è quello dell'aggiornamento, ho dovuto fare l'aggiornamento del computer, del PC, quando c'è questa cosa che c'è da aggiornare il PC e si blocca tutto OBS, succede così. E io posso trasmettere, quindi, però purtroppo il computer non mi dice quando devo aggiornare, quindi intanto devo andarci di conto da c'è qualche aggiornamento. Quindi ho fatto l'aggiornamento e adesso funziona tutto, anche sabato abbiamo fatto la live e funziona tutto. Quindi speriamo per un po' di tempo di andare avanti senza problemi. Quindi questi sono i comandi, appunto perché il canale è un affiliato, quindi iscrivetevi. Vedete che i follower appunto sono pochi, quindi finché non sei a 50 follower il canale può diventare affiliato su Twitch. E quindi c'è il problema che non si possono fare le donazioni, cioè potete fare le sub, potete fare gli abbonamenti, potete usare i Peter sulla chat o qualcosa lì, quindi purtroppo il canale è tanto piccolo, non si può fare queste cose. Quindi se volete fare queste cose aiutatemi, quindi facciamo crescere il numero di follower che non costa niente, quindi iscrivetevi al canale, non costa niente. È gratuito. Poi naturalmente se volete sostenere il canale, appunto, non potendo fare esatto, potete fare una piccola donazione tramite Stringlabs e Coffee.com. Il via più comodo, uno dei due è uguale. E poi naturalmente potete anche acquistare il mio ebook, se volete, che trovate su Amazon a 5 euro. Se volete fare queste cose per sostenere il canale, io vi ringrazio già da voi. E poi naturalmente sono gli altri social, quindi oltre al mio canale, al canale Twitch, c'è il canale YouTube dove ho tutte le live precedenti, quindi questa purtroppo, appunto, essendo il canale non affiliato, dopo 14 giorni sul canale Twitch scompare questa live qua. Quindi ogni live dopo 14 giorni viene eliminata perché il canale non è affiliato. E però vengono ricaricate, le ricarico tutte su YouTube, questa domani la ricarico su YouTube e troverete insieme a tutte le altre precedenti. Quindi, tutte quelle mattina quando parliamo di manga, letteratura giapponese, cucina giapponese, quelle giovedì quando facciamo lezioni con giapponese, quelle sabato quando giochiamo un po', giochi vintage. Si chiama Master System, Nintendo 64, adesso stiamo facendo, un po' di tempo stiamo facendo questo gioco di Shadow of the Empire di Star Wars, di Star Wars e Shadow of the Empire, quindi stiamo andando avanti questo gioco, sta facendo, voglio finire, voglio arrivare alla fine, e poi vediamo qualche video quando lo trovo, ancora mi riesco a trovare qualche video nuovo, interessante sul Giappone, appena trovo un video interessante sul Giappone, vediamo. Comunque, alcuni abbiamo visti mesi fa, quindi trovate tutti in playlist, tutti sulle playlist su canale YouTube. Trovate tutti i precedenti video che ho fatto. E, oltre video, quindi tutti i like che ho fatto qui su Twitch, trovate su canale YouTube. Oltre video che ho fatto quando ero su bici, i tirinari 5 turisti c'è la provincia ancora. Andate a vedere, se magari non siete del posto, non siete della zona, magari potrebbe essere uno spunto interessante per andare a vedere qualche luogo interessante, più bello da vedere la provincia ancora. Sia per chi piace andare in bici, ma anche per chi magari vuole fare solo una gita di un viaggio turistico. Quindi.
Quindi poi c'è qua, sono bei posti a vedere, quindi ho fatto dei video interessanti da andare a vedere. Li trovate tutti sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto tutti gli avvisi quando faccio live, anche stamattina ho messo l'avviso che ho fatto live, quindi iscrivetevi, quindi sarete sempre aggiornati per sapere se c'è qualche problema, magari se devo inviare una live qualcosa, metto sempre l'avviso sulla pagina Facebook. Metto anche i link dei video che pubblico su YouTube, quindi metto tutti i link lì. E quindi trovate tutto sulla pagina Facebook, quindi iscrivetevi, quindi sarete sempre aggiornati. Da cui vi invito alla pagina, al gruppo Facebook, se volete. E poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, cose di vari, soprattutto foto di cucina, ma anche altre cose, anche foto quando esco, insomma, quando vado in giro, con amici, anche altre cose, disegni, cose vari. E sono grafico, quindi disegni vari. È un po' di tempo che non faccio più niente, ma insomma, mi fa qualcosa. Poi c'è la pagina TikTok, dove metto vari video, adesso presto pubblico un altro video, ho pubblicato 15 giorni fa, perché se poi sto pubblicando qualcun altro. Purtroppo TikTok mi ci vuole un po' di tempo per farlo, quindi non è che riesco a pubblicare i video velocemente, quindi mi ci vuole un po' di tempo. Tra una live e l'altra, tra un giorno e l'altro, trovare spazio per fare anche i video. E poi c'è la mail, tra come anche il chiacchiere, appunto, quindi se volete contattarmi con la diretta potete usare anche la mail volendo. Oltre ai vari post potete mettere sui vari social, potete anche, se volete, mandarmi una mail. Fare qualche domanda per sapere qualcosa di interessante, se volete sapere qualcosa di Giappone, insomma. Se volete anche chiedervi qualcosa, che volete che io parli di qualcosa durante queste live, potete anche contattarmi tramite mail. Ah, quindi iniziamo. Allora, iniziamo. Allora, andiamo indietro. Allora, mi chiudo cose qua che non servono. Questo video. E iniziamo con le immagini, come al solito, vediamo sempre la foto dell'autore e poi diciamo se c'è una bigrafia, se c'è qualcosa. E poi andiamo a vedere le schede tratte dal sito di Anime Click, quindi vediamo questo sito famoso in Italia che c'è, di manga, di anime, di animazioni in generale, ma anche, soprattutto in animazioni giapponesi, ma anche in animazioni generali. Adesso vediamo se si apre, se si apre. Allora, andate a fare sullo schermo nero, poi viene fuori l'immagine. Allora, questo è Nobuo Okuda, adesso dovrei apparire, ecco qua, Nobuo Okuda. Questo è Nobuo Okuda. Adesso vediamo la biografia. Cosa c'è? La bibliografia infatti dovevo tradurre perché qui ho trovato delle biografie però in giapponese e in inglese quindi bisogna tradurre. Allora, dov'è? No, questa no, quella dopo. Perché, infatti quella dopo con dei tagami la devo tradurre. Allora, questa su Wikipedia, questa c'è in italiano. Questo anche perché è l'autore più famoso che vediamo oggi, quello più conosciuto. Allora, Nobuo Okuda nasce a Yao, che è un La Giappone è la prefettura di Osaka, quindi nel Kansai, quindi vicino a Osaka, il 23 luglio del 52, quindi fa poco compirà 70 anni. È un fumettista giapponese, un mangaka, fece il suo debutto nel 1968 con Saigo Test, con il quale vinse il Shogakukan New Artist Award. Nel 91 ha vinto il premio Shogakukan per il manga F Motore in Pista, famoso che è stato fatto anche l'anime, poi dopo vedremo. E questa è una biografia che c'è su Wikipedia, dopo altro c'è un elenco di manga, di elenco dei suoi manga, che anche qui le schede mancano tutte, insomma ci sono solo un paio di schede, il resto ci sono solo i titoli e sulla scheda. Adesso vedo un attimo sulla pagina Anime Click, non so se c'è qualcosa in più, come tante volte in certi casi su Anime Click mette anche un po' di biografia in certi casi, non sempre, ma qualche volta lo mette. Invece in questo caso no, in questo caso c'è solo la foto, che è questa che vediamo adesso, questa appunto la scheda Anime Click. E poi c'è la rinascita dell'elenco delle sue opere. Invece in certi casi ci sono anche delle biografie. Quindi cominciamo direttamente con l'opera. L'opera è quella prima opera famosa, Dashi Kappei. Dashi Kappei che sarebbe Gigi la Trottola, uscito anche in Italia, infatti questo è la copertina italiana della Star Comics, uscito anni fa con Star Comics. Io questo ce l'ho recuperato un tempo fa, però ancora non l'ho letto. Mi ricordo l'anime, l'ho visto quando ero piccolo. Gigi la Trottola, e te l'ho visto. Quindi leggiamo la biografia, diciamo la scheda. La scheda di Dashi Kappei, Gigi la Trottola. Dashi Kappei, appunto, è il titolo originale. L'hanno conosciuto come Gigi la Trottola. Allora, appunto, il titolo è quello di Dashi Kappei. Casa editrice Shogakukan. Disegni e storie di Nobuo Okuda. È un shonen. E commedia demenziale e sport, quindi è uno sport, mi parla appunto di sport.
scritto dal 79 all'82, quindi abbastanza vecchiotto, 17 volumi, tutto pubblicato completamente da Star Comics in Italia. Poi leggiamo la trama. Dopo, come al solito, vediamo un po' di immagini, alla fine, quando abbiamo parlato tutti e tre gli autori, andiamo a vedere un po' su web, tramite Google. Andiamo a vedere un po' se c'è qualche tavola, appunto, qualche tavola per vedere, appunto, oltre alle cooperative, vediamo proprio come disegnano, come impostano il disegno le varie tavole, gli autori di cui abbiamo parlato stasera. Quindi la trama va. Il manga racconta le divertenti avventure di Sakamoto Kappei, Gigi la Trottola, tramite italiano, questa cosa faceva in estate. Quindi, il suo vero nome è Sakamoto Kappei, quindi Sakamoto cognome e Kappei nome, l'hanno conosciuto come Gigi la Trottola. Un ragazzo terribilmente pervertito che, nonostante la bassa statura, è dotato di incredibile talento per qualsiasi sport e il cui sogno è quello di conquistare l'amore della bella Akane, Aki. Appena arrivato al liceo Seirin, viene costretto dalle regole della scuola a iscriversi a un circolo sportivo e la sua scelta ricadrà su quello che è apparentemente meno adatto per la sua statura, la pallacanestro. Infatti sta cosa strana, bassetto come giocare a pallacanestro. Comunque, allora, il volto di un manga ce l'ho ancora non l'ho letto, mi ho occupato del programma, quindi, insomma c'è un po' di manga da recuperare, quella da leggere. E comunque mi ricordo il cartone quando piccolo vedevo, insomma, era una cosa demenziale proprio, una cosa divertentissima, quando facevo queste cose, queste facce un po' così, sempre sbavose, sempre scontro. Chissà, come chiedo sempre alle donne, un po' una trauma voce, infatti quel periodo lì, anzi da, un po' prima di trauma voce, perché la trauma voce è venuta un po' dopo, no? Il protagonista di Lamù. E lui è venuto qui, perché 79, 82, Lamù è venuto proprio 81, 82, 83, quindi poco dopo, quindi si può dire che è stato il precursore di Hatao Moroboshi e di Hakusai, di quei personaggi lì, quindi insomma, sempre dietro alle donne, quindi insomma, molto divertente, molto divertente, quindi lo consiglio assolutamente sia di recuperare il manga che l'anime. Molto meglio l'anime, il manga ancora non l'ho letto, però ce l'ho, ho dato una sguardata, ho percorso un po' le pagine, però qua non ho avuto tempo di leggerlo, adesso sto dedicando a leggere altre cose, quindi appena potrò leggerlo. Comunque molto divertente, lo consiglio assolutamente recuperato perché la Star Comics si dovrebbe trovare qua, credo si dovrebbe trovare, forse magari è uscito un po' di fa è uscito. Però, aspetta, questo infatti, aspetta, è grandissimo anche la copertina, si vede il prezzo, no, tutto può essere male, non mi ricordo se è uscito, è in lira pare, in lira, infatti è uscito quando c'era la lira ancora, quindi è, il prezzo fa è uscito, con la Star Comics, è uscito prima dell'euro, mi sta parlando prima del 2000, del 2002. Comunque è molto interessante. Allora, questo è il secondo. Secondo anche questo famoso, perché c'è stato anche l'anime. Motore in pista. Adesso vediamo questo. Motore in pista, che anche questo è abbastanza famoso, l'anime soprattutto. E questo manga non ce l'ho, no. Mi pare di non legge. No, non ce l'ho. Motore in pista, il manga non ce l'ho. E questo è pubblicato da Star Comics, anche questo. F motore in pista. Il titolo originale è solamente F, proprio F solo. E dopo da lui è stato aggiunto il motore in pista. Casa editrice Shogakukan, sempre a Rokuda storia di disegno, è un seinen con media drammatico sport, anche questo sport, quindi vedete che quest'autore è interessato di fare manga in tema sportivo, però sempre con commedia, con altre sfumature. Scritto nel 85, 28, cioè da 85 iniziato con questo stato definito, 28 volumi completato, quindi è stato fatto appunto, finito tutto. Dice appunto l'anno inizio 85, non dice quando è finito, pubblicato, insomma 28 volumi adesso già ho preso un po' di anni fa. E l'anno appunto pubblicato da Star Comics. Allora, leggiamo la trama. Kunma Akagi è il figlio di Soichiro Akagi, capostipite di una ricca e potente famiglia giapponese. Kunma disprezza profondamente il padre perché in passato, per evitare di essere coinvolto negli scandali giornalistici, ha deciso di abbandonare lui e la sua madre a loro stessi. Il manga inizia con l'abbandono di Gumma della casa paterna e narra i suoi vicissitudini e la sua carriera nel mondo delle gare, iniziando dalle categorie semidilettantistiche giapponesi per passare rapidamente alle categorie superiori. Il protagonista, per quanto possegga un carattere insopportabile, ha sicuramente un talento cristallino che gli consente di entrare in sintonia con auto e circuito e gli permetterà, tra le fortune, di bruciare le tappe. Tramutata dal sito da Wikipedia. C'è anche la scheda Wikipedia, non proprio c'è la scheda Wikipedia, non so, l'ho vista. Quindi, motore in pista, che io, questo mi ricordo, il manga, l'anime, l'ho visto
non tanto l'aerodinamica, le automobilistiche che mi interessano, mi dato, non mi piace, insomma, Formula 1, sì. Quindi anche le storie incentrate su Formula 1 mi interessano, tanto. Non seguo. Né a Formula 1 né motociclette, anche. Un po' di più in moto quando c'era avuto, finché c'era Valentino Rossi, ma anche perché Marchigiani. Però non è che mi... Per dire tutta, io non li considero nemmeno sport, perché insomma, che ci sia gente che mi critica, insomma, per me la Formula 1 e le moto non è un vero sport. Insomma, c'è la macchina, se sono quella macchina poi fa niente, insomma, non è come il ciclismo, insomma. Anche il ciclismo, la bicicletta puoi cambiare, quindi. Poi c'è la forza dell'uomo, invece qua, insomma, anche se mi dice, insomma, che deve essere anche un atleta, perché lo sforzo della guida dell'auto e della moto, cioè anche uno sforzo fisico, però insomma, per me non è uno sport al 100%. Allora, chiusa parentesi, quindi non facciamo ancora lì, però insomma, non mi interessano particolarmente questi sport. Comunque, motore in pista, leggo un attimo la scheda Wikipedia, cosa dice? La Manca Sport, dedicato a Formula 1, è un ruolo occulto, pubblicato in Giappone dal 1985 e in Italia dal 2002, dalla Star Comics, nel 2002. È stato anche creato un anime di 31 episodi, che copre soltanto i primi 8 volumi su 28, quindi non copre tutto, del manga. La serie animata è andata in onda in Italia, in prima visione nel 91, su Italia 7, ben solo censurata, mentre ha ricevuto delle repliche successive su emittenti di visivi manga e anime gold, includendo scene inedite e quindi trasmettendo una versione maggiormente completa. Per sottolineare ogni episodio del manga sono state utilizzate tutte parole in inglese che iniziano per F, fino ad arrivare all'ultimo episodio intitolato Finish. Sulla copertina di ogni tankobon, da qua appunto sempre i volumetti, i volumi del manga, la prima edizione della Shogun, inoltre, per simulare l'adrenalinica corsa virtuale contenuta nel lago, viene utilizzata una diversa foto, una diversa auto di Formula 1, immortalata fotograficamente come fosse una cinetica ripresa televisiva di una gara, questa è proprio sulla copertina dell'edizione originale. Corsa che conduce fino all'ultimo tomo, in cui appare una grande bandiera a scacchi che sancisce la fine della stessa corsa. La saga fu poi continuata dal 2002 al 2006 con Seven F Regeneration Movie, composto da 12 volumi, serializzato su, dopo vediamo che vedo, sì, sul magazine automobilistico Autosport, dell'editore Sunny Shou, mentre Dragon Ball fu invece pubblicato da Shueisha. La saga di F si è conclusa tra il 2009 e il 2011 con la miniserie di 3 tomi F Final, realizzato sulla rivista automobilistica Best Car della Kodansha, SMBC. I relativi tomi invece furono stampati dalla Futabasha, come parte di un progetto di collaborazione per il 35° anniversario del costruttore motoristico giapponese Miike Motorsport, il cui fondatore Hiroshi Honda appare anche nel manga. A quel tempo fornitore unico dei propulsori della serie automobilistica per vetture monoposto Formula Nippon, oggi denominata Super Formula. Da sottolineare che nel medesimo periodo, oltre a, che su Best Car, F Final fu pubblicato anche sul magazine per cellulari Manga Otoko della BBMF Magazine. I seguiti di manga F Generation e lui e F Final sono inediti in Italia, quindi non sono mai usciti in Italia. E dopo vediamo anche questo, perché c'è la scheda. Allora, titolo, qui c'è la scheda la solita che c'è su Wikipedia, poi c'è tutta la trama. Due personaggi, in questo momento mi ricordo vagamente, ho visto qualche gara, qualche episodio, ma non è che come detto, non è che mi interessa anche tanto. Manga, anime, ok, vabbè. E comunque lo consiglio anche questo perché passare, sta bene, so che per chi è appassionato di auto, insomma, è un manga e anche l'anime abbastanza fatti bene. Andiamo avanti. Ecco, questo è inedito. Visto che quelle opere inedite, quindi ora no, non in uscita in Italia. Allora, questo è Baro, infatti, c'è scritto qua, Baro, tutto sotto, è scritto anche in katakana, Baro, poi scritto qua, Baro. Allora, andiamo alla scheda, titolo appunto quello di Baro, casa editrice Goma Box, Books, scusate, Goma Books, di Okuda, storia e disegno. È un shonen, avventura fantascienza, scritto dal 90 al 93, 8 volumi, ed è un inedito, non è mai uscito in Italia. Allora, vediamo la trama.
Namiro Itsugi, chiamato Baron per via della sua impressionante forza e statura, conduce una vita tranquilla, deciso a chiedere alla sua fidanzata Yoko di sposarlo. La ragazza, proprio al momento in cui riceve la proposta, inizia a fare dei sogni strani. Che sia un presagio? Intanto il fratello Yoko testimoni in Australia di un avvistamento di UFO. Questa è la trama. 8 lunghi, quindi non è nemmeno tanto lungo, ma insomma. Vediamo un po'. Vedo un attimo un po' i disegni, com'è. Dovrebbe essere interessante, non so come stanno pubblicati in Italia. Fai un bel segno, se venisse pubblicato io lo guarderei. Dovrebbe essere interessante. Allora, andiamo avanti. Ah, questo è Sky. Ma questo me lo sono recuperato qualche giorno fa e ancora non l'ho letto. L'ho trovato, ho fatto un ricerca, l'ho trovato anche questo, lo sono recuperato. Ma ancora non l'ho letto. Allora, Sky. Questo è un numero unico, mi sembra. Deve essere un numero unico. Allora, Sky, quindi c'ero, fatti vedere la copertina. Casatrice Shorakukan. Occulta sempre la storia di disegno, Shonen. Infatti volume solo, sì. Drammatico, fantascienza, guerra, raccolta, slice of life storico. Scritto nel 96 di un volume solo, 4 capitoli. Pubblicato da Star Comics. Vediamo la trama, cosa dice? Uno splendido volume di grande formato, infatti grande. Interamente a colori, per raccontare la passione dell'uomo per il volo, attraverso quattro intense vicende umane che si dipanano tra l'inizio e la fine del Novecento. L'autore realizza un poetico affresco in cui la delicatezza del segno contrasta con la durezza dei periodi e storici toccati, offrendo per la prima volta in Occidente la sua più grande prova di versatilità narrativa, proprio più miyazakiana, cioè chi si fa Miyazaki, Nobuo Okuda, autore di Dashi Capelli e F. Moto in pista, tramandata dal titolo editore di Star Comics. Infatti Miyazaki, anche lui è appassionato di aerei, infatti ha fatto insomma Porco Rosso, ma anche quello stesso fatto di Si alza il vento, che quello film, quindi parla sempre di motori e di motori di aerei. Anche perché il padre era un costruttore di aerei, il padre di Miyazaki, durante la seconda guerra mondiale. In questo io ho dato una sguardata, insomma, l'ho recuperato qualche giorno fa, quando l'ho detto, però è bello, questo è bello, così di recuperarlo. Ci è riuscito a trovarlo, insomma, anche mercatino su eBay, insomma. Allora, questo dobbiamo parlare del cinema. Questo sta per uscire, sto mese, quindi sta per uscire sto mese. E questo lo prendo assolutamente, perché adesso appena esce lo prendo. Non so se ancora è uscito, credo che ancora non sia uscito. E sono andato in fumetteria prima di Pasqua, sabato prima di Pasqua, e qua non è uscito. Dopo uscire entro fine mese, entro aprile. Cinema. Cinema, insomma, se vuole c'è la francese, infatti c'è l'accento qua, cinema. Il titolo è quello cinema. Casatrice Shorakukan, sempre Okuda, la storia di disegno. È un seinen pubblicato adulto, Slice of Life del 1998, 4 volumi. 4 volumi e sarà edito in Italia dal, fate il cito, annunciato, da 001 Edizioni, cioè Igali. Questa appunto questa è la copertina originale, ancora copertina italiana non c'è. Ancora non si trova la copertina italiana perché sta per uscire, quindi ancora non l'ho trovata. Comunque sta per uscire e appena esce quando lo sicuramente. Ah, trama, quindi c'è due righe, però insomma, è proprio quando leggevo, intanto lo farò vedere i primi di maggio, quando farò vedere le uscite di aprile, vi farò vedere questo volume, primo volume. Allora, trama, un altro cima di Enoshima. Allora, un altro cima a Enoshima è sul punto di chiudere. Tuttavia, una sera, davanti al suo staff, si presenta un uomo con una videocamera in spalla e una proposta per loro. Questa è la trama che dice qua. Due righe. Proprio due righe. Un attimo. Cosa qua? Grazie per aver scritto. Grazie, grazie di aver scritto, grazie. Ho visto, c'è il sonoro, non sentite? Il sonoro del. No, perché non si è sentito? È venuto fuori il jingle di iscrizione, però non si è sentito. No, bisogna che lo ricontrollo. Ho messo il jingle
La musichetta quando uno si iscrive al canale, però non si è inteso. Solo che il controllo. Comunque, ti ringrazio di esserti iscritto al canale, grazie. Allora, dicevo, questo qua è un manga interessante e appena esce lo riprendo assolutamente, quindi dovrebbe uscire appunto entro aprile, dovrebbe uscire appunto da Icari 001 edizioni, quindi edizione italiana. 4 volumi, non è tanto lungo, appunto parla di questo cinema che sta per chiudere e c'è qualcuno che vuole intervenire per non farlo chiudere. Dopo, la trama lo so, io so solo questo adesso, però sembra interessante come manga. Non tanto lungo, quindi lo consiglio. Dovrebbe uscire. Il prezzo, aspetta, il prezzo mi pare che dovrebbe essere tanto alto. Adesso non mi ricordo, guarda. Aspettaci qua. Quando me lo dice. Vedete, lo recupero. Un attimo, se trovo, vi dico quanto costa. O quanto deve costare tanto. Allora, un attimo, che cerco. Cinema. Manga. Manga, vediamo un po'. Se lo trovo. Vediamo subito. Allora, scrivendo solo Cina, manca per non dire fuori. Vediamo. Un attimo, lo trovo subito. Vediamo. Cina, manca. 001. Vediamo un po'. Insomma, di grande casa. Cina, eccolo qua. Un po' quando posta c'è scritto un attimo che apro la scheda c'è scritto il prezzo a 7 euro cosa 7 euro quindi lo sconto da 6,75 febbraio 22 poi esce adesso esce qui esce quindi 7 euro costa 7x4 28 euro tutta la serie. Sono 4 volumi, quindi non sono tanti. Quindi ve lo consiglio perché dovrebbe essere bello. Io qua non l'ho letto, però sembra abbastanza bello. Dovrebbe essere interessante. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi una nuova edizione, appunto. Un nuovo volume che si aggiunge, una nuova storia che si aggiunge in questo autore, da quelli pubblicati in Italia, che finora non sono stati pubblicati molti. Allora, adesso andiamo qua. Altra opera. Ah, Utamaro, questo è interessante, purtroppo spero che venga pubblicato perché forse è interessante proprio. Utamaro. Utamaro che è appunto la storia del pittore Utamaro. Allora, quindi il titolo è quello Utamaro. Allora, casa editrice Futabasha, è storia di una povera locura, storia di disegni. È un insegnante storico scritto nel 98, 6 volumi, questo è nel 91. E purtroppo ancora non è disponibile in Italia, quindi spero che magari dopo aver pubblicato il cinema pubblichi anche questo perché insomma è interessante. Serie biografia che si impegna a narrare la vita del celeberrimo pittore Utamaro, vissuto nell'epoca Edo. Quindi parla appunto di Utamaro, che è uno di questi attori pittori famosi che, insieme a Hokusai e Yoshiki, insomma, pittori famosi che sono stati nell'epoca Edo. E dovrebbe essere molto interessante questo qua. Se lo pubblicassero sarebbe molto bello. Lo prenderei sicuramente anche dove. Poi racconta l'epoca Edo, insomma, è un periodo bello. Io Tokugawa del 700-800 quindi se lo pubblicassero io lo prenderei sicuramente però magari Ikai decida di pubblicare anche questo dopo cinema magari perché sembra bello è stato pubblicato tempo fa quel manga volume unico sulla storia di Hokusai che di un altro autore no? Di cui ho parlato anche tempo fa che quello è molto bello quello è molto bello questo sarebbe interessante da vedere. Avanti. Allora, questo è uscito tempo fa è uscito. Purtroppo volevo recuperarlo, non sono riuscito a trovarlo. E anche un'edizione vecchia, un'edizione. Allora, questo è Ganon. Ganon è la spada assassina di Juyoku, questo è il titolo italiano. Infatti il titolo originale è Juyoku Ansatsuken. La spada assassina. Casa editrice LED, casa editrice originale. La storia è di Noboru Okuda, invece disegni di Kazuo Sakurai, quindi disegni di un altro autore. È un insegnante storico scritto nel 2003, due volumi soli.
E da noi pubblicato da Magic Quest. Magic Quest un po', non so quando, ma un po' di tempo fa. E si è fatta la copertina italiana Magic Quest. Però io non sono riuscito a trovarlo, volevo recuperarlo, ma non sono riuscito a trovarlo. Allora, diciamo una trama. Allora, è la vigilia dell'arresto ai Meiji. La capitale Kyo precipita nel caos. Assassini e Kyo serve Kyoto. Assassini misteriosi comparsi all'improvviso uccidono decine di samurai senza proferire parola. Un uomo affronta eroicamente la vita brandendo una naginata, naginata sembra un'arancia, dalla strana foggia, infatti questo qua avete la naginata, che non è una spada ma una lancia lunga con da cima c'è, è un bastone lungo con da cima, tipo non è proprio una falce, ma una specie di falce. Sembra una lancia infatti. Naginata dalla strana foggia diventa l'Oni della vendetta, Oni sarebbe il demone, no? Nobuo Okura, ingegnere autore di F.E. Hitachi K.P.I., Gigatoto, ci trascina nel Giappone del 1800, una storia violenta e drammatica che lascerà a bocca aperta i fan dell'Ikiga. Ikiga appunto sono i racconti storici, sia sì, soprattutto i film, ma anche si può dire che Ikiga appunto è abbiamo parlato di questi manga particolari che sono appunto diversi dai manga tradizionali. La trama tratta dal film dal sito editore Magic Quest. Gekiga appunto è questo tipo di manga diverso che appunto si chiama Gekiga, ma no, non manga, Gekiga, è una corrente diversa di fumetto giapponese che appunto si tenta di differenziarsi dal manga mainstream. E abbiamo parlato anche di autori Gekiga, ho fatto varie live qui su Twitch, e li trovate tutte sul canale YouTube, ricaricate sul canale YouTube. E questo è interessante, purtroppo non sono riuscito a recuperare, guarda. Questo manga qua. A me piace questi manga storici che parlano soprattutto dell'epoca Tokugawa, l'epoca sul finire, ecco, quando è finito l'epoca Tokugawa si è passata all'epoca Meiji, quindi restare su Meiji. Come anche Rurouni Kenshin, anche quello è bello. Allora, qua una cosa particolare, questo ce l'ho recuperato però ancora non l'ho letto. Da Vinci è uno che non dorme mai. Questa è appunto Rokuda, ha scritto anche una biografia di Leonardo da Vinci. Cose interessanti, insomma, un po' divertente. Allora, vediamo un po' dov'è che è. Da Vinci. Vediamo la scheda. Un attimo che. Ah, ecco qua. Il titolo originale è Raio wa Nemuranai, che appunto letteralmente vuol dire leone che non dorme mai. Nemuranai, appunto, Nemu è dormire, Nai vuol dire non dormire, quindi Raio, appunto, sarebbe leone. Lion, dall'inglese, no? Sarebbe Lion, però metto la L perché la L non c'è già poi. Lion. Quindi Leone che non dorme mai. E Da Vinci, appunto, la storia di Da Vinci. Casettrice Shogakukan. Quindi Rokuda ha fatto sia storie che disegni. È un seinen storico del 2006, un volume solo. L'avevo pubblicato da Ronin Manga. E qua vediamo la trama, cosa dice. Allora, trama. Francia 1517, un attempato di Leonardo da Vinci ha perso definitivamente l'ispirazione e così il suo giovane assistente Salai, ovvero già Giacomo Caprotti, realmente esistito, decide che non è più tempo di fare la vaia al vecchio maestro imbambito. Ruba così alcuni dipinti dallo studio situato nel castello di Clos-Lucé, fra cui una Mona Lisa ancora incompleta, da lui definita niente meno che una crosta. Per tentare di rivenderli e mantenersi per qualche tempo. Scoperto il furto, Leonardo si rende finalmente conto del motivo per cui si è ridotto in quello stato pietoso e decise così di affrontare un lungo e faticoso viaggio verso i paesi natali di Vinci in Italia per ritrovare la sua musa ispiratrice. Appunto, questa storia di Leonardo da Vinci, vecchio, insomma. Però sembra interessante. Adesso ancora non l'ho letto, gli ho dato una guardata. Però è bello, adesso me la posso vedere. Come sono. Avanti. Questo stesso l'ho recuperato, però non l'ho detto, però l'ho recuperato, non è tanto. Billy the Kid, la storia del famoso Billy the Kid, no? Quindi il personaggio del West, veramente esistito, del Far West americano, dell'Ottocento, bandito, no? Billy the Kid. Billy the Kid, 21 albums, cioè 21, 20, 21 albums, in inglese. Infatti il titolo in giapponese
Be the Kid, di Junichi Mario, album di Junichi 21. Cassettrice 6 Sensha, cassettrice. Storia e disegno di Okuda, sempre Seinen, categoria Seinen, genere azione storico western, scritto nel 2008, tre volumi, da pubblicato da Freshbook, e infatti questa è la copertina del primo numero italiano, Freshbook. Allora, vediamo la trama, è una bella lunghetta come trama, diciamo. Allora dice, Harry McCarthy, meglio conosciuto come Billy the Kid, è una delle più note figure e simboli dell'epopea western americana. Di lui abbiamo letto, visto e sentito nelle più svariate forme, romanzi, film, capolavori della musica, leggera fumetti, ma che per una volta era a interpretare la affascinante leggenda di questo ragazzo, ragazzino killer sotto forma di graphic novel, non sia un cartonista occidentale, bensì un mangaka giapponese, è sicuro fonte di sorpresa e curiosità. Ancora più se il mangaka in questione è un sensei del calibro di Ryokuta Noboru, la cui toccante profondità introspettiva e cui eccellenti doti registiche e narrative, la cui splendida arte figurativa abbiamo già potuto apprezzare in Italia grazie a capolavori come Dash Capello, qui ripete sempre, e F. Sky, appunto. La leggenda vuole che Billy morì ai suoi 21 anni per mano dello sceriffo Pat Garrett, dopo aver ucciso un uomo per ogni anno della sua vita, nativi americani e messicani esclusi, quelli al contrario, non vengo contrario, quindi ha ucciso 21 persone. Sulla vita e sulla morte del cervello fuorilegge esistono diverse teorie e interpretazioni. La versione dei fatti che Yokuda ha tratto ispirazione è la più recente, è costruita anche un documentario di Discovery Channel, che racconta di come Billy sia stato completamente tradito dall'ex amico Garrett in un'ignobile imboscata. Quindi racconta appunto la storia di questo bandito famoso e di come è morto. Bene, questo già lo appena posso dare. Letta e l'ho guardata perché ancora non l'ho letto. Il West mi interessa abbastanza, insomma, in particolare però, insomma, l'epopea del West, insomma, è sempre interessante, soprattutto gli ultimi film, quei vecchi da volta che erano sempre contro indiani, quei più recenti da Bala e Lupin poi, insomma, sono stati film abbastanza interessanti. È stato questo revival del West negli ultimi 30 anni, sì, anni 90 in poi, che finalmente si è parlato appunto di questo in modo più consono, insomma, raccontando anche dalla parte degli antichi americani, non solo occidentali, gli americani. Allora, questo è l'altro autore che vediamo, il secondo autore che vediamo oggi, che è Yoshisa Takami. Quindi, dopo aver avuto, abbiamo visto tutte le sue opere fino ad ora. Adesso vediamo Yoshisa Takami. Questa punta è la sua foto. Purtroppo mi dispiace che c'è la sigaretta, ma purtroppo non ho trovato una foto senza sigaretta. Quindi tu dici, perdone, ma guardate che il fumo fa male, quindi ribadisco, il fumo fa male. Non fumate che fa male. Purtroppo c'è. Non ho trovato una foto senza sigaretta. Allora, questo bisogna che traduco perché non c'è in italiano Wikipedia. Wikipedia in inglese, quindi la scheda in italiano c'è. Mi ha suonato che la traduco. La traduco perché qua non c'è. Allora, questo è un po' lunghetto. Facciamo così un attimo, che non me lo dà. Lo traduco perché appunto non c'è la scheda in italiano. Ah, dov'è? Non c'è. Wikipedia. Wikipedia. Non me lo dà, perché non me lo dà. Vabbè. Un attimo, ecco qua per tradurre un po', ci vuole. Devo fare la traduzione automatica, ma mi sono cercato. Per tradurre la scheda. No, quindi la apro, seleziono e poi traduco. Purtroppo. Non me lo dà. No,
Un attimo, ci vedo un po', ma purtroppo. Un attimo, ma non trovo. Un attimo, quando poi voi. Un attimo che. Ecco, dove trovo? Dopo. Deve essere il comando cui è pesato poi, però non lo da. Ah, dov'è italiano? No, in inglese italiano. Dai. Ah, in inglese. Italiano, ok. Usiamo. Allora, Yoshihisa Tagami è un mangaka giapponese. Tagami è nato il 9 dicembre 1958 a Komoro, Nagano, da prefettura di Nagano. È il fratello maggiore di un altro mangaka, Ikuo Oyamata, morto nel 2016. Nel 1978 Tagami ricevette una menzione d'onore dello Shogun Manga Awards nella categoria Newcomer per il suo manga Zashiki Warashi, che sarebbe diventato il suo primo manga pubblicato nel numero 10 del 10 gennaio 79 della rivista Big Comic di Shogun. Ok. Altro che prendo, altro pezzo. Non riesco a tradurre. Ok. Un attimo, adesso traduco tutto il resto e poi lo leggiamo. Allora, ecco qua. I primi manga Tagami pubblicati come mangaka professionista includono Kazuki Kawazawa Syndrome, che è stato pubblicato in Big Comic Spirit dal 80-85, e My Name is Wolf, indicato da Furuyama come Wakanawai e Urufu, sempre titolo, a cui fa una traduzione un po' così perché da inglese e italiano. Allora, si è realizzato il pre-comic di Akita Shoten nel 1983. Allora, Grey non è un punto unico sui manga. Grey è un manga di fantascienza con un'ambientazione distopica e post-apocalittica. È stato originariamente serializzato su Monthly Shonen Captain dal gennaio 85 a dicembre 86. Grazie alla sua prima traduzione in inglese, Beats 88-89, Grey è il manga di Tagami più conosciuto all'estero. Orobi, e Robin è letteralmente il giorno della rovina, originariamente serializzato in Shonen Captain 87-90, è stato pubblicato anche da Beats in inglese, mi fa sempre riferimento in inglese perché appunto è la Wikipedia inglese. Da 90-91, dopo ovviamente andiamo a vedere le schede. Da 90-91 è una storia di orrore occulto ambientata nel Giappone di oggi, in cui due assistenti universitari affrontano creature soprannaturali e culti sinistri. Robby è stato descritto come più sofisticato e maturo di Grey. Linea di Frontiera, cioè Frontier Line, originariamente pubblicato da Gakken sulla rivista Comic Nora dal 87-88, è stato il terzo manga di Tagami ad essere pubblicato in inglese dal Central Park Media in 7 volumi dal 99 al 2000. Ciascuno di 6 capitoli continua una storia di fantascienza meccanica. Manga successiva, Tagami continua a fare manga fino ad oggi. I suoi lavori più recenti includono una storia di arti marziali, Fighter, il manga Mecha Metal Hunters e Western Paper. Tagami ha anche contribuito al manga tributo a Blackjack Alive. Ne ha fatto anche uno di quei manga tributo, appunto, qui abbiamo visto qualche volta. Sono dei volumi in cui vari autori fanno delle piccole storie riferendosi a un manga più famoso. Anime, allora, due dei manga di Tagami sono stati adattati in film anime, Grey Digital Target nel 86 e Kawazawa Syndrome nel 86. Tagami è stato anche il character designer di un altro anime, Cho Kozoku Galvion, una serie andata in onda nel 84. E qui questa è tutta la scheda. Tutta la scheda Wikipedia tradotta appunto, che è quella in inglese. Ora andiamo a vedere le singole opere. Allora, sì, vabbè, questo è Grey. Grey, questo è edizione italiana, dovrebbe essere, perché è uscito in Italia. Quindi qualcuno è uscito in Italia, adesso vediamo. Riesco ad aprire le schede. Ecco qua, Grey. Ah, vediamo, Grey. Un attimo.
attimo che apro la scheda. Ok. Allora, titolo pure appunto gay. Casettrice Bunkasha, storia di disegno italiani, è un shonen. Avventura, azione drammatica, fantascienza, guerra e mecha. Scritto 85-86 tre volumi. Pubblicato da 001 Edizioni Free Books e Gata Press, qui ci stai per edizioni Italia. Questa dovrebbe essere Free Books, mi pare. Dovrebbe essere Free Books, si capisce bene. Qua si vede poco, no, questo mi sa che è completamente originale. Non si capisce poco. Vabbè. Comunque è stata pubblicata anche in Italia. No, diciamo la trama, diciamo meglio perché la diciamo un po' così. Allora, in un imprecisato futuro, le nazioni, così come le conosciamo, non esistono più. Innumerevoli conflitti hanno distrutto i paesaggi, le rovine sono ormai ovunque e gli esseri umani, superstiti, vivono organizzati in città indipendenti. La popolazione di questi rimasugli di civiltà si suddivide in tre classi sociali: plebei, soldati e cittadini. Soldati e cittadini hanno il diritto di condurre una vita agiata dentro le mura urbane. Chiunque, uomini e donne di tutte le età, arruolandosi, può guadagnarsi la cittadinanza con il sistema di crediti. Questa cosa somiglia un po' a Starship Troopers, non so se avete visto, sia il film che il libro. Che per diventare cittadini elettori, appunto, uno deve arruolarsi nell'esercito. Ogni missione portata a termine ne va in 50 crediti più 30 crediti dove il nemico ucciso. Si parte dalla classe F con classe F, ogni 1000 crediti si viene promossi alla classe successiva, fino ad arrivare alla classe A. E poi forse cittadini, meno del 5% dei soldati di classe F sopravvive fino a là. Trama tratta dal sito editoriale italiano Free Books. Questa cosa particolare, appunto, questa distopia esplodente. Un futuro distopico, forse apocalittico. Dici, questa è la copertina della. Deve essere la Free Books, questa quasi. Quella è male, quella è male questa. Cioè, la storia è abbastanza interessante. Ok. Avanti. Allora, questo è uscito da lui, piuttosto, come precedente, proprio questo, La memoria della pietra, questo è uscito da Goin. Da Goin, è uscito. Allora, Goin in quest'ultimo periodo sta facendo cose molto, molto belle, sta pubblicando varie storie, e all'inizio sembrava un po' una cosa, una casettrice un po' così, un po' non tanto seria, invece piano piano adesso comincia, è diventata una casettrice abbastanza interessante. Pubblica un sacco di opere, c'è un po' il vizio che pubblica troppe opere e un po' le ferma, insomma, di fine, poi sta migliorando, insomma, e sta cominciando a finire anche le opere che pubblica, quindi a mano, insomma, sta assestando, sta diventando una buona, si può dire, ormai la terza casa editrice, anzi, no, la quarta, perché la quarta casa editrice italiana, Super Manga, c'è appunto, c'è Star Comics, Panini, e poi c'è la J-Pop, che la J-Pop ormai sta diventando la prima, si può dire, so, la migliore che c'è in Italia, si può dire, per titoli che fanno, e la Goin si può dire che sta diventando la quarta. Allora, questo è, abbiamo detto, Memoria della Pietra, il titolo originale è Kaseki no Gyoku, casatrice Akita Shoten, è storia di disegno di Yoshihisa Takami, è un seinen, azione erotica, fantascienza, giallo, mistero e thriller, questo è il genere. Scritto 86-87 tre volumi. È pubblicato da Goin. Allora, vediamo la trama. Allora, dopo Underground, abbiamo piacere. Underground, vediamo dopo. Infatti dopo. Qua dicevo sì, dopo Underground, vediamo dopo. Allora, qui dice, dopo Underground, abbiamo il piacere di presentarvi un'altra opera del maestro. Questa è la solita trama tratta dal sito editore Goin, no? Quindi la recensione che fa Goin. Il maestro Yoshihisa Takami, famoso in tutto il mondo per i suoi grey e Robin. Anche in questo caso si tratta di un manga inedito, per la prima volta presentato fuori dal Giappone. Isshin no Gyoku è stato pubblicato tra 1986 e 1987 sulle pagine di Play Comics di Akita Shoten. Il titolo si può tradurre letteralmente come La memoria della pietra, dove la parola pietra include anche il significato di fossile. Il perché è presto detto, questo manga in quattro corposi volumi è un mystery action thriller che vi terrà incollati alla sedia, in cui si fondono magistralmente molti elementi, autismo, giallo, fantascienza e dinosauri.
Non perdetevi questo Takami particolarmente ispirato, in uno dei momenti più creativi della sua carriera, tutta ammattata dal sito Goal. Che appunto parla di pietra in senso di fossili. Questo ce l'ho recuperato, ma ancora lo devo leggere. Allora, Robby, questo Robby, anche questo è pubblicato da Goal. Vedete, questa è la copertina da Goal. Questo è uno dei più famosi manga di questo autore. Grey o Robby, e poi appunto c'è Eroe della Pietra, poi vediamo anche Underground, quindi sono tutti pubblicati in Italia. Allora, o Robby, un altro che ha con la scheda, anche qua. O Robby. Allora, cazzo dice originale, Tokuma Shoten, storia di disegni di Takami, è un seinen, drammatico, erotico, horror, soprattutto thriller, scritto dal 87 al 90, 5 volumi, e di opere non tanto lunghe. Pubblicato anche questo da Agoi. In Italia. Parliamo della trama, si dice. Allora dice, trama, se dorme sogna, se sogna tu morirai. Questa è l'incipit. La trama prende in via quando l'assistente in laboratorio di ricerca Zen Amako scopre che i suoi sogni, troppo spaventosi per farlo dormire, si avverano. Un insieme di avvenimenti porteranno il protagonista e le persone a lui legate a indagare sulle misteriose apparizioni e sulla natura di Idai, Susanoo O e Orobi. Susanoo e Robby sono anche personaggi mitologici della mitologia giapponese. Nota, ho pubblicato completamente 15 volumi di soli 72-64 pagine da Renata Press, nella collana Mangaio nel 92, la volta è stato pubblicato appunto piccoli volumi sottili e famosi. Ormai il manga è introvabile in Italia, più recente tutta la serie originale, i 5 Tankōbon, è stata raccolta in Giappone in due corposi volumi, di oltre 500 pagine al nostro cuore. Ma qui non dice che sia pubblicato anche dalla cosa. Infatti qua non è stato aggiornato la scheda. Insomma c'è scritto qua no. Quindi è stato pubblicato dalla Granata, quello poi è stato pubblicato dalla cosa. Infatti questo. Marchietto Gol. È stato pubblicato in 5 volumi, quindi i volumi originali di Tankōbon. Ok. Andiamo avanti. E questo è l'ultimo. L'ultimo. Ingrandiamo un po'. Allora, questo stavo fatto appunto il disegno di Takami, c'è la storia di un altro. Un attimo che ho la scheda. Allora. Underground, anche questo pubblicato da Goal. Titolo originale è quello di Underground. Cassettrice Akita Shoten, la storia di Nobuhiro Motohashi e disegno di Yoshihisa Takami. È un seinen pubblico adulto, drammatico, sentimentale del 2002 volumi. E questo è pubblicato da Goal. Allora, andiamo. Nel 2000, Yoshihisa Takami scrive in collaborazione con Nobuhiro Motohashi una sorta di fiction documentario ambientata nel mondo della pornografia illegale. Un seinen crudo dal sapore cinematografico, ambientata strana tra 8 mm, Carte 90 ore con Nicolas Cage, non so se avete mai visto, io ho visto 8 mm, in cui un detective privato è assoldato da una ricca vedova per indagare il mondo della fotografia snuff, truffo snuff, e Boogie Nights, film del 87 di Paul Thomas Anderson, Magnolia, sulla scena del declino di un giovane attore porno negli anni 70. Qui c'è messa la trama dei film che c'è da niente. Protagonisti tormentati della storia sono Toru Moranici e l'enigmatica Maria, tramandata dall'editore Goim. Cioè, questo qua ha detto le trame dei due figli, però c'è da niente. Vabbè, insomma, a cui si è ispirato questa cosa. Diciamo, il Nobuhiro Motohashi è lo stesso che ha scritto il regista nudo, ha fatto la sceneggiatura di regista nudo, questa serie che è su Netflix, mi pare che Netflix dovrebbe essere. Regista nudo 1 e 2 ha fatto anche la seconda serie, appunto che è la storia di queste, di come la pornografia giapponese è inizio negli anni 70-80, insomma, la storia appunto di questo regista che racconta appunto, attraverso la storia di questo regista racconta appunto il mondo della fotografia giapponese, insomma. Non l'ho visto, ma hanno detto che è abbastanza interessante, però non l'ho visto. Mi pare che su Netflix, dovrebbe essere su Netflix. Sì, su Netflix dovrebbe essere. Adesso mi ricordo. Ci guardo un attimo, c'è scritto. Dovrebbe essere su Netflix. Sì, su Netflix, infatti. È su Netflix. Ok, e questo abbiamo visto questo autore. Adesso andiamo avanti. Ah, aspetta. Vediamo l'ultimo autore. Stasera.
E qua purtroppo c'è, questo è l'insegnante che si trova sulla scheda, Agnotic, perché quando non c'è la fotografia, purtroppo la fotografia di questo autore non si trova. Masao Mikanzaki. Masao Mikanzaki, che purtroppo non ha trovato foto, non si trova. E ci sono dei casi appunto, in cui gli autori non si trovano le foto, che non si vogliono far vedere, insomma, non si trovano foto in giro. Allora, qui c'è la scheda Wikipedia, che però anche questa è in inglese, quindi devo tradurre anche questa, ma è 5 righe, quindi proprio. La traduciamo giusto per. Purtroppo, appunto, come detto, questi sono autori meno conosciuti da noi, quindi le schede non si trovano tanto. Non sempre si trovano le schede. Quindi, biografie esaustive di questi autori. Un attimo, che traduco un attimo, sono 4 righe, ma insomma, vediamo cosa dice. Allora dice, Masao Mikanzaki, aspetta, traduci. Traduci, ecco qua. È un mangaka giapponese, ha lavorato a titoli come Frog Fighter, Iron Cat, Agane e Xeno. Non è conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro su Manga Street Fighter 2 nei primi anni 90. Infatti ha fatto un manga tratto da Street Fighter 2, la serie di videogiochi, no? Questo è tutto quello che dice la scheda Wikipedia americana, inglese, insomma, lingua inglese. Che poi la scheda, cioè Wikipedia inglese è quella americana, no? Non credo ci sia Wikipedia inglese. Non so se c'è una versione inglese e una versione americana. Wikipedia, cioè Wikipedia USA, Wikipedia UK. Quindi adesso, quella inglese dovrebbe essere quella americana, diceva. Allora, quindi adesso vediamo le sue opere. Allora, questa, ecco qua. Allora. Seno, questa è la prima. Molto di queste opere sono state quasi tutte pubblicate in Italia, quindi adesso vediamo. Molto pubblicate in Italia, quindi, anche se non c'è scheda, insomma, biografica. Vediamo le sue opere. Allora. Che succede? Niente. Aperto. Ok. Allora, Xeno. Il titolo originale è Yuki Yukuei Xeno. In inglese, Heavy Metal Warrior Xeno. Casettrice Shogakukan, Kanzaki ha storia di disegno, uno shonen, azione, combattimento, drammatico, fantascienza, scritto nel 1987, 4 volumi, e dopo pubblicato da Star Comics, infatti questa è la copertina, è il primo volume, Star Comics. Vediamo la trama, qui bello, Asuka Kano è uno studente, quindi Asuka è un uomo, quindi insomma, può essere sia un nome da uomo che da Asuka. Lo studente giapponese dei superiori è scomparso da diverso tempo. Un giorno la sua amica Sonoko, segretamente innamorata di lui, crede di riconoscerlo dietro l'aspetto trasandato di un vagabondo, apparentemente disorientato. Accompagnata dalla sua migliore amica Risa, Sonoko lo segue fino ad un palazzo in demolizione, dove il ragazzo sembra aver preso dimora. Ma anche alcuni bulli l'hanno riconosciuto e intendono regolare alcuni vecchi conti in sospeso. Intanto un serial killer si aggira per la città. L'assassino uccide per placare le sue fortissime emicranie e cessano solo dopo il rituale dell'omicidio. I teppisti affrontano Kano, ma nello scontro hanno la peggio. Il ragazzo dimostra una forza, una resistenza davvero fuori dal comune. In realtà Kano è una carica della Red Sea, un'organizzazione criminale che l'ha trasformato in un cyborg completo, ma sotto l'indistruttibile corazza di Xenonio, che forma la sua pelle, conserva ancora il suo cervello umano. Anche l'assassino non è altro che una macchina impazzita da Red Sea. Trama by Antonio, scusa, scritto la trama. Quindi questa è la trama. Questa. Ma è interessante come storia, insomma. Non male. Vabbè, questo non ce l'ho, non l'ho mai detto. Aspetta, non dice niente, sennò non posso andare avanti. Ok. Questo invece è inedito. Questo è, no, anzi, questo è pubblicato anche questa edizione della Fragile, di Books. Case. Case che serve vento, no? Di vento, case, già questo. Anche questo è stato pubblicato in Italia. Allora, dato che apro la scheda. Case. Allora, casettrice Tokuma Shoten, casettrice originale sempre. Kanzaki ha storia di disegno. È un shonen pubblico adulto. Avventura, azione, ecchi, fantastico, horror, soprannaturale, storico, di genere. Scritto nel 92, 11 volumi.
l'avevo pubblicato dalla divisione, però interrotto, proprio quando non è stato completamente pubblicato. La divisione a un certo punto l'interrotto. Vediamo cosa dice. Ah, trama, insomma, da 4 metri, lo leggo ugualmente, penso. Kiyoshino Kase è un giovane sconosciuto negli ambienti degli arti marziali, ma che al suo primo exploit in un torneo studentesco riesce a sorprendere avversari giornalisti grazie alla sua incredibile abilità di un numero strabiliante di tecniche di combattimento. In realtà questa sua abilità deriva non solo dalla sua risolutezza, determinata da una triste situazione familiare, ma anche dal fatto che il giovane è legato a un rapporto karmico, ad un potente guerriero di un'epoca passata. Ed è proprio in quello strabiliante mondo, una sorta di medioevo giapponese dominato dalla magia nera e dalla tecnologia, che Yoshino verrà misteriosamente trasportato, col compito di uccidere il perfido Gojo Kashi, il mago che sta cercando di riportare in vita il potente Ieyasu Tokugawa. Tramattata al rito italiano di Visual, che purtroppo non ha finito la pubblicazione. Quindi non ha pubblicato completamente questo mi spiace perché era bello, insomma, come trama sembrava intensa. Allora, questo è Street Fighter, il famoso Street Fighter 2. Io mi ricordo l'anime. L'anime, ma non l'ho letto. Mi ricordo l'anime, Street Fighter. Allora, apro la scheda. Che è passato di 10 anni fa. Street Fighter. Allora, che non era male come anime. Come, sì, insomma, come cartone, ma non era male. Infatti qua si vede la copertina, riprende dal disegno dell'anime, insomma. Allora, Street Fighter 2 Ryu, è il titolo. Tokuma Shoten casatrice, Masanori Kanzaki la storia di disegno, Shonen, Anzuene, combattimento criminale, scritto dal 93-94, tratto dal videogioco, poi dopo ci sarà fatto anche l'anime, tre volumi, l'hanno pubblicato Star Comics. Allora, trama. Sull'isola artificiale di Shad, con scenari commerciali ma soprattutto di loschi traffici, viene organizzato un torneo di arti marziali senza restrizioni di sesso, nazionalità o stile di combattimento. Partecipano ognuno con i propri obiettivi, decine di lottatori, tra questi il misterioso ex militare Guile, la bella tecnica incognito Chun-Li e il karateka vagabondo Ryu. Manga adattato da omonimo e leggendario videogioco. Note, la serie è arrivata in Italia tramite il adattamento americano. Conta un terzo volume inedito nel nostro paese. Ma quindi non è il terzo, dice te. Ma quindi a noi sarebbe pubblicare solo due volumi, il terzo no. Quindi Street Fighter, appunto, così dal videogioco anche l'anime. Il videogioco ci ho giocato mai. Dragon Quest. Ha fatto anche una rivisitazione di questo. Allora, questo è il suo originale, quindi non è uscito in Italia. Allora, Dragon Quest 6 Realms of Reverie, il titolo originale di Dragon Quest 6 è Maboroshi no Daishi, il titolo originale. La creatrice è Square Enix, che potrebbe anche la casa che fa il videogioco. No? Kanzaki la storia di disegni, lo Shonen, avventura fantasy scritto nel 97 e 10 volumi. Da un inedito, insomma, esce. Adattamento cartaceo del videogioco Dragon Quest 6 Realms of Reverie. Quindi dal videogioco ha fatto il manga. Il Dragon Quest. Avanti. Hagane, qui ci sono varie copertine, questo è stato una copertina, ma c'è anche un'altra copertina. Ho messo questa perché sempre l'edizione italiana, non capisco perché ci sono. Ho trovato due copertine, l'edizione italiana, due copertine, sempre da Planet. Forse ho fatto una tradizione. Ma questo è Hagane. Ok, casatrice Kodansha, Kazaki, storia di disegno. Shonen, azione, combattimento, fantascienza, raccolta, scritto nel 98, 16 volumi. Quindi c'è stato in Italia ND, quindi non disponibile. Comunque, disponibilità Panini, quindi ND, non capisco cosa vuol dire.
La Panini ha pubblicato quindi questa edizione di Planet Manga. Forse non si trova qui perché la Planet Manga, insomma, dopo un po' non è che si trova tanto. Allora, trama. Questo manga racconta le vicende del giovane Hagane Yakushimaru, che, infettata dal DNA di un leggendario spadaccino, si ritrova a suo malgrado in possesso di terribili poteri. Ma perché è stata scelta lei dall'organizzazione segreta Mare Rosso, a cui si rifà pure prima Red Seal, al Mare Rosso? E perché i suoi genitori sono stati rapiti? Ma soprattutto, cos'è la rivelazione del nuovo millennio? Tramandata dal sito italiano Comics, come Comics. Ma i Comics, cioè, Manga Planet. Ok. Non so se mai vediamo qualche immagine, che è abbastanza bello come disegni, tanto vogliamo i disegni dei vari autori, di tre autori, cerchiamo qualche tavola. Allora, questo è un altro manga curioso. Questo ce l'ho ancora, non l'altro ce l'ho. Gogo Bambina. C'è un titolo un po' strano. Gogo Bambina. E dovrebbe essere titolo originale, se vogliamo, mi pare che sia titolo originale. Allora, dov'è? Gogo Bambina, tre go. Gogo Bambina. Infatti, il titolo originale è I casete bambina, anzi i casete, scusate, i casete bambina, proprio in giapponese di bambina. Casetice Akita Shoten, sempre i Kanzaki in storia di disegno, un seinen, Commedia Slice of Life Supernatural, scritto nel 2006 tre volumi, e dopo pubblicato da J-Pop, infatti questa è la copertina del primo numero da J-Pop. Andiamo alla trama. Coco Bambina è un manga molto moderno, veloce e al tratto davvero dinamico. Racconta l'avventura del verginello Ryutaro Minamoto, quando il giovane decide di dichiarare tutto il suo amore a Yumeko Nakajima e nell'appuntamento scopre Yumeko abbracciata a Shibuya, famoso per essere un dating lover. È scioccato, torna nella sua stanza, qui Shibuya è la sua nuova città, non del quartiere, qui siamo a Shibuya. Scioccato torna nella sua stanza e scopre a piangere. Davanti a lui appare, chiamata per caso attraverso una rito per così dire particolare, bambina e Adriana Amore. Cominciano così giorni pieni di risate e momenti piccanti per questo ragazzo piuttosto ingenuo e la dea del fisico mozzafiato. Tre volumi che lasceranno il segno, tramattata da Rito Italiano J-Pop. Come trama assomiglia veramente un po' a Video Girl Dai, anche se non è uscita dal video, però insomma, assomiglia un po' a Video Girl Dai come trama. L'incipit quindi assomiglia un po' a Video Girl Dai, quel capolavoro assoluto che è di Masakatsu Katsura. Lo consiglio, se non avete letto, recuperatelo perché c'è stata anche l'edizione rifatta, Perfect Book, insomma, Perfect Edition della Star Comics, che merita assolutamente essere letto. Manga bellissimo. Questo comunque lo so, ce l'ho recuperato, ma ancora non l'ho letto. Lo devo leggere. Sembra interessante, ormai, insomma, l'età di una commedia divertente. Allora, questo, anche questo è uscito in Italia, questo è un seguito. Xeno. Ah, mi si è aperta la cosa. La pagina. Allora, questo è. Roba. Altri 3 o 4 abbiamo fatto. Andiamo a vedere un po' i tavoli. Questo è Xenon 1990 XR e R meno, adesso non si capisce mai com'è il titolo, SR, R meno, insomma. Insomma, quel titolo è 1990, non si sa che anno, deciso. La casa dice Tokuma Shoten, sempre Kanzaki a storia di disegno, un seinen, azione, combattimento, fantascienza, splatter, scritto nel 2007 e 8 volumi. E da lui interrotto perché GP Manga ha pubblicato GP Manga, e a un certo punto è interrotto perché GP Manga, sapete che è scomparso a un certo punto. È stata assorbita da J-Pop, e però dopo J-Pop non ha ripreso questo manga, non ha più pubblicato. Perché in certi casi alcuni manga della GP Manga sono stati ripresi, continuati, pubblicati da J-Pop. Come Ayamiro, Ayamiro all'inizio era iniziato con la GP Manga, poi è passato a J-Pop. Adesso la J-Pop lo sta ripubblicando tutto. Da Ayamiro. Invece questo purtroppo a un certo punto ha interrotto. Ah, intanto c'è una trama. Il giovane Asuka Kano, si fa quei mesi, non è più un normale essere umano, trasformato in un cyborg dai forti scienziati di Red Sea,
Organizzazione segreta che trama per prendere il controllo del pianeta, ora è una vera e propria macchina velocista. Il suo nome in codice è Biodriver Xeno X777. Deciso ad arrendersi a un simile destino, Asuka combatte con tutto se stesso, anche a costo di morire. Non sarà mai un burattino né ormai. Stava data di titolo italiano, GP Manga. Purtroppo GP Manga ha fatto quella fine lì, insomma, la casa editrice che ha pubblicato anche dei manga abbastanza interessanti. Sempre Giochi Preziosi, no? Che aveva tentato questa cosa, Giochi Preziosi, di entrare nel mondo dei manga, dei fumetti giapponesi, però insomma a un certo punto dopo è stato assorbito da Ajibo. Allora, questo è il suicidio della Goen. La copertina è abbastanza bella, copertina. Molto colorata, insomma, questi colori scuri, no? Bella copertina. Allora, questo è, vediamo anche se è scritto lì, The Saint Comes at Midnight, cioè sarebbe il santo viene a mezzanotte, no? Titolo originale è Seija wa Yoru Yatte Kuru, Yoru, appunto, notte, mezzanotte. Castatrice Shonen Gaosha, Kanzaki, la storia di disegno, è un seinen, azione ecce erotico, scritto nel 2004 volumi, pubblicato da Goen. Trama, allora, storia di mostri e avventure soprannaturali, in cui i motori sono però l'invidia e il rancore umani, a cui si sovrappongono i sentimenti dei due protagonisti, conditi da un pizzico di erotismo non ingiustificato. Trama tratta dal libro italiano Goen. Vedete questo dice. Comunque sempre interessante, questo non ce l'ho. Non è mai tanto lungo, quindi. Allora, anche questo pubblicato da Goen. Avete questo autore che è stato abbastanza pubblicato, da quasi tutti i suoi autori sono pubblicati in Italia. Questo è Napiti. Funziona quasi. Perché mi si è bloccato. Dato che mi si è bloccato un po', mi si è rallentato un po' il computer. Succede. Allora. Un attimo qua vedo tutto, no? Si è bloccato. Si è bloccato un po' qua, mi si è rallentato, spero che si veda, così si vede. Okay. Allora, questo è The Voice of Redemption, quindi la voce della redenzione, sempre. Italiano. Allora, giapponese è Kuyatame Yo to Sake Koreari. Titolo originale. Orai. La casettrice Nihon Mugeisha, ma Kanzaki è storia di disegno, è un seinen pubblico adulto, azione ecchi, erotico, poliziesco. Il titolo di 2009 è un volume, quindi un volume solo, ed è pubblicato dalla Goen, anche questo. Allora, vediamo un po' il trama. Un volume adulto, hardcore, è tratto il percorso interiore del protagonista, Ayumu Koenji, un investigatore su 30 anni che vive a Shinjuku e non ha alcuna memoria del suo passato fino ai 25 anni. Oltre ad indagare sui casi che gli capitano, investiga anche sul suo passato per capire cosa o chi gli abbia fatto perdere la memoria. La storia di un investigatore squartinato alla ricerca di nuovi casi da risolvere, soprattutto alla ricerca del proprio passato, di cui non ha alcuna memoria, proprio a ripetere. Un viaggio verso la presa di coscienza, la scoperta di sé e di cosa un uomo può fare nelle condizioni giuste o sbagliate. È stata la trama ufficiale italiana realizzata da Goen. Qua sono 10 capitoli solo, cioè un volume, però insomma, sarà un po' di capitoli. Sono 10 capitoli solo. Se siete interessati. Questo non ce l'ho. Non si può avere tutto. Allora, questo è l'ultimo. L'ultimo manga che vediamo oggi, che è copertina originale, che ancora non è uscito in Italia. Ancora non è uscito. Allora, questo è Kame no Ninja Akakage Reminds, il titolo originale. Akakage Reminds, casatrice Akita Shoten. Allora, la storia di Mitsuteru Yokoyama, il disegno di Masaki Kanzaki.
è un seinen, azione, scritto 2012, 4 volumi, e ancora non è uscito. E purtroppo non c'è nemmeno trama qua. Poi c'è Ninja, personaggio mascherato, infatti cavolo dire maschera, la maschera di Ninja. Infatti cambia non Ninja, quindi maschera di Ninja. E purtroppo non c'è la trama, quindi non c'è scritto niente. Comunque parla di Ninja. Ok. Allora, questi abbiamo visto i tre autori di oggi. Adesso andiamo a vedere un po' come disegnano in generale, come impostano le tavole. Quindi andiamo a vedere un po'. Chiudo cose qua. Mi si alleggerisce anche la banda qua di internet. Insomma, non mi regge tutto qua. Un attimo, tutto a posto. Posso, ok. Allora apro il browser e vediamo un po' come possono i disegni questi autori. Allora, fattura browser. Browser. E vediamo. Cominciamo naturalmente da un po' locura. Chiamo di tanti immagini e facciamo no, e vediamo un po' Dash Capelli, da perché è famoso, vediamo Dash Capelli, ok. Vediamo se troviamo qualche tavola. Questa faccia da schiaffi, così come si dice, no? Ah, che faccia. Gigi la trottola. Allora, vediamo se c'è qualche immagine, non copertina, ma vedete proprio qualche immagine. Tutte immagini così, voglio vedere qualche. Oh, vediamo qualche tavola. Qualche tavola. Vediamo un po', qualche tavola. Che tavola, durante questo cartone disegnato gli anni, gli ho detto, fine 70, primi 80, quindi lo stile, no? Giocava a basket, siamo quelle donne, è molto vita, mi ricordo il cartone di madre era molto molto vita, questo stile, quindi, disegnare, tutto fumetto anni 70, sì, lo stile era quello. No, molto sportivo e comico, divertente. Si può dire che gli altri segnano di come si chiama, di cosa, di basket, no? Di amici Sakuraci, no? Di basket, di Slam Dunk, anche se Slam Dunk è proprio un livello molto superiore, anche c'è comicità, però insomma il mio manga sul basket è disegnato in modo molto più realistico, però insomma, questo personaggio pazzoide anche lì, ma in quel caso non era così allupato, così fissato quella, ma questo è molto divertente. Poi, ecco, avete le tavole molto, insomma, questi anni 70, quindi le tavole molto precise, molto le varie vignette molto messe, schematizzate molto bene, perché fumetti di giochi sono molto più aperti, come modo di impaginare. I personaggi riescono fuori dalle inquadrature, insomma, questo è molto più preciso, più classico, mi sembra. Ok, quindi andiamo a vedere l'altro autore, il secondo autore, che è appunto Yoshisa Tagami. Yoshisa Tagami, allora, andiamo un po' lei, sono uomini, qua vediamo. Aspetta, dovevo vedere. Aspetta, qua dovevo vedere. Lo specifico. Aspetta, volevo vedere. La memoria della pietra? Andiamo alla memoria della pietra, sì. Andiamo un po' alla memoria della pietra. Della pietra. Vediamo un po', qualche tavola del manga, vediamo un po' qua, vediamo, allora la pietra, questo è proprio originale,
Stavo vicino ai giapponesi. Anche qua vedete schema, infatti molto vicino. Abbiamo altre immagini. E questi, i disegni anni 70. Vediamo così. Lo stile di anni 80. Anzi, allora, questo l'abbiamo fatto molto più recente. No, aspetta, aspetta. Ecco qua. Un altro che ho aperto. Vedete qua ho aperto il browser, sono sbagliato. Sto guardando sul lato computer perché uno lo uso per vedere le schede, uno lo uso per far girare OBS se non lo gira. Allora, tanto sono da 6, infatti. Ma in 80 però sul disegno stato tradizionale, come schema. Immagini. Di particolare anche i visi, insomma, i protagonisti non è mai con i disegni proprio, non quelli che mi piacciono particolarmente, ma insomma sono quegli autori che prediligo, però insomma abbastanza disegnato bene, abbiamo già visto abbastanza bene il modo di disegnare qua. Ok, allora, l'ultimo, vediamo l'ultimo. L'ultimo punto che è Masao Mita Kazaki. Siamo l'ultimo. Masao Kazaki. Masao Kazaki e vediamo nello specifico. Vediamo che marca possiamo vedere. Questi file no. Vediamo Xenon qua, quello più famoso. Vediamo Xenon. No, Xenon. No, copertina. Però quando cerco cose mi fa sempre copertina. Vediamo se trovo qualche immagine proprio di manga. Qui un po' poco. Cosa più. Vediamo un po' qua. Anche qua. E su tutti gli autori, insomma, di quell'epoca lì, nel 70-80, quindi come disegna, anche non arrivo con lo stile più classico, quindi come disegna. E questo. Non male, come modo di segnare. Ma queste case, no. Beh, è abbastanza bello, insomma, il modo di segnare. Casa gradevole. Vabbè, abbiamo già visto. Altre immagini. Un'altra immagine, è questa qua. Beh, anche queste case, sì. L'edizione in inglese, le descritte in inglese. Qua il vignette un po' più tagliato, in modo un po' meno schematico, ma insomma, regolare, però, sempre, in modo abbastanza regolare, un po' meno regolare, ma sempre regolare. Questo Xenon, che c'è l'armatura. Ok, abbiamo visto questi tre autori. Abbiamo visto questi tre autori, quindi chiudiamo. Ok. Chiudiamo a fine live. Allora, ringrazio perché si è iscritto, abbiamo aumentato un po' la descrizione, quindi se già andato, se stato iscritto, ti ringrazio per essere iscritto al canale. Aumentiamo, se avete 12 video, di arrivare ai 50 video, per fare arrivare il canale affiliato. Allora, abbiamo finito la live, spero sia stato interessante, abbiamo visto questi tre autori, magari non tutti conoscevano, quindi autori, come ho detto all'inizio della live, che a me non piace dire migliori, ma insomma, meno conosciuti in Italia, anche se abbiamo visto che alcuni, insomma, adesso in Europa sono stati abbastanza pubblicati in Italia. Kanzaki è stato pubblicato anche Locuda e Tagami, insomma, tutti e tre hanno avuto manga pubblicati in Italia, o che stavano per essere pubblicati, insomma. Quindi, insomma, c'è stata la possibilità di conoscere, anche se sono considerati minori, quindi considerati meno conosciuti. Però, insomma, interessanti, quindi spero di avervi dato dei spunti, magari, per recuperare qualche manga che non conoscevate. Vi rimando appunto a quel manga che sta per uscire, appunto, Cinema, appena esce. Appena esce ve lo faccio vedere, cioè, dovrebbe uscire sto mese, quindi adesso quindi di maggio, quando farò vedere le uscite di aprile, ci mettiamo anche quelle, ve lo faccio vedere prima di trovare in fumetteria che si trova, adesso lo faccio ordinare appena ve lo faccio vedere. Allora, spero sia stato interessante, vedete questa live, quindi se volete seguitemi, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi,
Questa cosa di iscrizioni, non capisco perché mi ha fatto la musica in italiano, cioè ci dovrebbe essere un jingle quando appare l'immagine, però cioè, io non ho sentito, se abbasso l'audio, dico alzo l'audio, se non la sentivo, non si sentiva, e controllerò, controllerò meglio. Comunque ho detto iscrivetevi al canale, così facciamo entrare il canale affogliato, quindi potete fare le sub, quelle cose che si possono fare. Quindi se volete sostenere il mio canale potete fare una piccola donazione tramite Streamlabs o Coffin.com. Quindi se volete sostenermi, potete fare queste cose. E se volete potete anche acquistare il mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro. Quindi, se volete sostenere il canale potete fare queste cose. Poi naturalmente ci sono i vari social, quindi oltre qui al canale Twitch potete andare a recuperare tutte le live precedenti, potete andare a vedere sul canale YouTube, perché queste live dopo 14 giorni dal canale Twitch vengono eliminate, quindi trovate tutte sul canale YouTube. Questa domanda la pubblico sul canale YouTube e la troverete insieme a tutte le altre, quindi tutte quelle che ho fatto in precedenza del martedì quando parliamo di manga, del tetto giapponese, un ticino giapponese, e quelle del giovedì quando facciamo lezioni giapponese, quelle del sabato quando giochiamo un po' con giochi vintage, quindi si chiama Assassin's Creed o Nintendo 64, e vediamo qualche video giapponese, se troviamo qualche video interessante sul Giappone. E oltre ai video che ho fatto i itinerari turistici, itinerari cicloturistici della provincia di Ancona, quindi sono andato in giro in bici, ho fatto questi video nella zona provincia di Ancona, vedere borghi storici, ho fatto bei viaggi, insomma non tanto lunghi, ma insomma interessanti, sia per chi piace andare in bici, ma anche per magari vedere cose interessanti. Quindi vi consiglio di andare a vedere questi video sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi, appunto quando in mattinata so che metto sempre avviso quando faccio la live, quindi iscrivetevi, così state sempre aggiornati, magari c'è qualche problema, metto sempre l'annuncio, che se devo inviare metto sempre l'annuncio sulla pagina Facebook. Poi c'è il gruppo Facebook, voi vi iscrivete alla pagina, mi invito al gruppo, la pagina Instagram dove trovate foto, cose, se ne vai, e la pagina TikTok, presto pubblicherò qualcos'altro, già ho pubblicato qualcosa qualche settimana fa, adesso però entro la fine di aprire o massimo di maggio, un video pubblicato su TikTok. Poi c'è la mail, tocco anche il chiacchiere, quindi se volete contattarmi in modo diretto potete anche usare la mail, oltre ai post potete mettere sui vari social, potete usare anche la mail. Allora noi ci vediamo giovedì, continuiamo con le lezioni giovedì, riprendiamo la lezione un'altra volta, che purtroppo c'è stato quel problema, non funzionava il BS, quindi avevo iniziato proprio, stavo iniziando e ho dovuto interrompere perché non funzionava il BS, quindi prendiamo la lezione lì, facciamo quella lì sui bagni pubblici, allora, i sento, i bagni pubblici in Giappone, dialogo divertente, insomma, che racconta proprio, sono fatti i bagni pubblici in Giappone. Quindi questo è giovedì. Poi sabato continuiamo a giocare con Shadow of the Pie, quindi il gioco di Star Wars. E martedì prossimo ci parleremo di cinema, adesso non vi dico ancora di chi parleremo, perché ancora devo preparare la scheda. Poi sabato, adesso domani dovrò andare a preparare, quindi sabato a fine live, dopo quando giocheremo, vi dirò di chi parleremo. Quindi parlevo di cinema giapponese, parte di prossimo. E quindi niente, allora, appunto spero questa live sia stata divertente, interessante, quindi ci vediamo la prossima volta. Quindi, ringrazio a tutti, quindi un saluto a tutti da Tokubaki, buonanotte e alla prossima.